Insieme, diciamo, alla dirigenza e allo staff siamo di concerto per ottenere un'organizzazione sinergica al fine di sfruttare tutte le risorse di questa scuola in modo ottimale. Importante, almeno per quanto riguarda il mio ruolo, è il colloquio con i genitori, gli alunni e i docenti. Diciamo che è necessario questo per creare un clima di serenità e di tranquillità nell'ambito della scuola. Chiaramente il mio ruolo è pure quello di gestire un po' quello che sono i materiali a disposizione della scuola, vari laboratori che sono di nuova implementazione e comunque sono due laboratori di recente costituzione, quindi proprio all'avanguardia. La nostra mission principale è quella di praticamente avere l'alunno come attore principale di questo che è un momento della loro vita così importante per la loro formazione futura, e quindi abbiamo proprio necessità di rapportarci con loro e farli crescere e farli diventare così disponibili pure verso il prossimo, che sarebbe poi il loro utente principale, tra virgolette. Stiamo affiancando e cercando di stare vicino a quella che è tutta l'organizzazione, proponendo anche dei progetti di collaborazione con l'ospedale, con altre strutture. Nell'ultimo periodo con la delega all'istruzione ho avuto modo di affiancare dall'interno quello che sono le prevalenze anche delle professionalità che sono all'interno della scuola, e devo dire che veramente i docenti svolgono tutto con estrema passione ed impegno, ed è stato quello l'estrema anche collaborazione che ci ha portato comunque a mettere in campo numerosi progetti con i medici dell'ospedale di Polla, dei convegni dedicati alle tematiche collegate ai giovani. Stiamo portando avanti, unitamente alla provincia, con i fondi che arriveranno, degli importanti investimenti strutturali. Ritengo che veramente questo istituto può dare molte prospettive e possibilità ai ragazzi che scelgono di intraprendere queste didattiche, aprendosi anche a un mondo lavorativo che può offrire varie possibilità. Ecco perché stiamo cercando, unitamente alla scuola e con l'alternanza scuola-lavoro che i ragazzi stanno facendo all'interno di varie strutture, anche di collegarle insieme all'ospedale. È importante per i ragazzi avere una cognizione diretta su quelle che sono le materie che studiano e che andranno ad approfondire con poi il percorso didattico che svolgeranno.